e di poter magari riportare questa società, come dicevo prima, a livelli che gli competono. Domande? Discorso così, diciamo, della situazione. Se mi dite il nome così cerco di me. Come gli ho dato sì, sì, sì. Sono Ezio Fanticini, Gazzetta. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, la situazione, come la vede? Ovviamente, primo posto, abbastanza distante, però tante partite. Ecco. Qual è diventato, cioè è rimasto l'obiettivo che comunque avrebbe di ottenere il massimo, però come vede un pochino la situazione? La situazione, innanzitutto sono appena arrivato, ho fatto due allenamenti, quindi la squadra l'ho vista giocare, un po' la conosco, e qualche giocatore l'ho avuto con me. La situazione è quella che c'è stata un po' una flessione in questa seconda parte, dopo un avvio esaltante, insomma dopo un buonissimo avvio c'è stata una flessione, tocca capire quali sono stati i problemi. Io devo cercare di capire sia a livello psicologico che a livello tecnico dove possono essere stati i problemi che hanno portato a questa flessione di risultati. Però datemi tempo, perché sono appena arrivato, ho fatto due allenamenti. Io in questo momento credo che la cosa migliore da fare sia quella di pensare di partita in partita, senza avere degli obiettivi particolari, se non quello di migliorare sotto il profilo sia del gioco sia della classifica, senza cercando appunto di migliorare, dicevo, quello che può essere il futuro del nostro percorso. Per fare questo bisogna della disponibilità dei giocatori e quindi, dicevo, di pensare di partita in partita, perché è inutile fare dei proclami a lungo termine, ma pensiamo appunto alla prossima gara a Sant'Arcangelo, poi penseremo alle prossime. In questo caso dico, dobbiamo cercare di ottenere il massimo sempre, sia che giochiamo in casa sia che giochiamo fuori. Questo è un po' l'obiettivo che mi sono prefisso. Poi sarò più preciso una volta che avrò conosciuto meglio il parco giocatori che ho a disposizione. Certo, è chiaro che sì, nessuno sono prime impressioni. Sì, esatto. Per ore, però insomma, in base anche alla sua esperienza, che aria ha respirato nello scorso? Ma è chiaro che quando c'è un esonero è sempre una situazione difficile, dove i giocatori erano legati. Molti giocatori, avendo fatto un percorso col precedente allenatore, si stavano dei rapporti, però purtroppo, come sapete, il calcio è questo, è stata fatta questa scelta, io sono stato chiamato, cercherò appunto di portare i giocatori su quello che può essere il mio discorso tattico, cercando appunto di recuperare al meglio tutti, perché ci sono dei giocatori che vengono da infortuni, infortuni più o meno lunghi, insomma dobbiamo cercare di recuperare al meglio tutto l'organico e poi fare delle scelte in modo di avere la possibilità di sbagliare meno, perché con più giocatori e che magari sono in buona forma c'è più possibilità di poter interagire per poter scegliere al meglio quella che può essere la formazione o i giocatori da mandare in campo. Lei ha visto sicuramente qualche partita della squadra? Sì, ho visto qualche partita, ho seguito qualche partita, ho visto in televisione, adesso in questi giorni cercherò di approfondire attraverso video sia le partite giocate dalla Reggiana, per avere sempre un quadro preciso, un quadro più attinente a quelle che sono le qualità e le possibilità di questi giocatori. Sì. Parlavi del resto del Carlino. Resto del Carlino. Volevo chiedere cosa che la convinta, lei ha detto che ha firmato delle proposte, cosa che la convinta Reggio rispetto ad altre piazze, se parlava anche, si è parlato anche forse per i Serie B. Sì, perché penso che ci sia un progetto serio, perché la società mi ha manifestato quali sono gli obiettivi sia di quest'anno sia dell'anno prossimo, e quindi credo che si possa fare un buon lavoro. È chiaro che in questo momento la classifica, dal primo posto siamo a 8 punti, questi ultimi risultati hanno un po' creato un po' di
po' di inquietudine nell'ambiente, però noi dobbiamo cercare di lavorare sul quotidiano, di migliorare appunto quotidianamente sia a livello singolo che a livello di collettivo e gruppo, cercando appunto di invertire la tendenza e di ricominciare a fare i risultati quanto prima, insomma. E quello che mi ha convinto è la serietà e la bontà del progetto che la società mi ha illustrato. Andrea Lunari, Gazzetta di Reggio. Sì. Quando è nata la possibilità di arrivare a Reggio? Ma ci sono stati dei contatti, diciamo che è nata insomma negli ultimissimi giorni. Chiaramente la sconfitta domenica col Venezia ha fatto prendere, sapete, noi allenatori dipendiamo dai risultati sempre e comunque, quindi io ho avuto questo contatto dopo la partita col Venezia e insomma abbiamo trovato questa cosa. Ieri dei tifosi presenti al campo nel primo allenamento ti hanno chiesto di dare un gioco alla squadra, che era una forse una delle critiche che vi ha fatto in modo maggiore a Colucci. Cosa può dare lei da questo punto di vista? Appunto, come dicevo prima, tocca cercare di conoscere al meglio questi giocatori e bisogna farlo in fretta, lo devo fare in fretta io e i miei collaboratori, e poi in base a quelle che sono le qualità loro cercare di adeguare un gioco adatto appunto alle loro possibilità, alle loro qualità. Cosa posso dare? Cercherò di sfruttare al meglio il patrimonio tecnico che la società mi ha messo a disposizione, cercando un gioco che possa esaltare o comunque fa esprimere al meglio questi giocatori. Lorenzo Chierici, Gazzetta di Parma. Sì. Volevo chiedere questo: a livello tattico ha sempre lavorato con Colucci su un 4-3-1-2, un 4-3-3, lei è orientato anche lei su questa linea di base oppure parte da altri tipi di sistemi di gioco? Ma io nella mia carriera ho fatto un po' tutto, come dicevo prima ho sempre cercato di mettere i giocatori a proprio agio nei ruoli e nelle posizioni dove potevano esprimersi meglio. Quindi credo però questa squadra in questo momento, poi adesso c'è il mercato aperto, magari non so se arriveranno altri giocatori, credo che in questo momento questa squadra, il centrocampo soprattutto, debba giocare a tre, che poi sia a rombo con due punte, una sorta di 4-3-1-2 o addirittura 4-3-3 a seconda di quelle che possano essere le scelte, anche in base a quello che propone l'avversario. Comunque il centrocampo a 3 è anche, può succedere che anche si possa giocare un 3-5-2, vediamo, capito? Il centrocampo mi sembra più strutturato con l'arrivo di Genevieve, mi sembra più strutturato e che possa esprimersi al meglio appunto giocando questo, con questo sistema di gioco. Centrocampo a 3, poi vediamo se la difesa a 4 o a 3, ma in linea di massima credo che di partire, almeno in questi giorni sto provando, proverò più cose, ma vediamo questa difesa a 4, centrocampo a 3, poi davanti o i 3 o 1-2, da valutare. Mister, lei ha avuto delle garanzie per venire qui a Reggio? Garanzie di che genere? Il progetto, ha parlato di quest'anno e dell'anno prossimo, se le ha chiesto qualcosa nell'immediato o più? No, nell'immediato mi ha chiesto chiaramente un ambiente come Reggio dove diciamo siete degli ottimi conoscitori di calcio, hanno cercato di oltre di offrire un buono spettacolo e un buon gioco, cercare chiaramente i risultati, che come sapete il risultato è fondamentale nel calcio, e quindi questo è stato quello che mi hanno chiesto. Poi chiaramente cominciamo a cercare di risalire la classifica, e per risalire la classifica c'è una sola possibilità, e poi dopo arrivati a fine campionato tireremo le somme e vediamo quello che c'è da fare. Però insomma, ecco, nell'immediato cercare di invertire la tendenza, di fare i risultati e appunto senza programmazioni lunghe ma di partita in partita, cercando sempre di andare su tutti i campi, sia che giochiamo a Reggio sia che andiamo fuori, per cercare di ottenere il massimo. Il nostro spirito deve essere di ottenere il massimo,
non possiamo andare lì a contentarci a fare calcoli, dobbiamo giocare, esprimerci, poi se l'avversario ci dimostra di essere più bravo ne prendiamo atto, però noi dobbiamo avere il rispetto di tutti, perché dobbiamo avere l'umiltà per avere il rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Non dobbiamo avere paura di nessuno perché abbiamo le nostre qualità, gli avversari sicuramente hanno le loro qualità, e quindi in questo caso ci deve essere l'umiltà di dover anche valutare quali sono le possibilità dell'avversario, ma quando abbiamo palla non dobbiamo esprimerci. Come sapete, nelle due fasi, come si perde palla, tutti devono partecipare alla riconquista. Se siamo alti, magari un pressing è alto, se l'avversario siamo più bassi, li aspettiamo un attimino, ma ogni volta che abbiamo la palla poi dobbiamo sviluppare quelli che sono le nostre giocate, i nostri schemi. No, legandomi a quello che aveva detto Piazza nel comunicato, in cui annunciava l'esonero del Real Madrid, punteremo sempre al massimo, quindi sono facile pensare che il massimo si dovrebbe andare alla City, almeno per questa. Sì, sì, noi non ci poniamo limiti, non ci poniamo limiti, però sappiamo anche che il campionato è difficile, molto equilibrato, quindi noi non ci poniamo limiti, noi cerchiamo sempre il massimo, poi vedremo a fine anno, faremo il bilancio quale può essere il massimo che abbiamo raggiunto e quello che saremo stati capaci di creare e di riuscire, diciamo, a migliorare questa classifica in questo momento. Però insomma, alla base di tutto c'è da recuperare i giocatori, perché ci sono dei giocatori un po', qualcuno ha degli acciacchi, qualcuno viene da un periodo di inattività, quindi il mio obiettivo è quello di avere tutti i giocatori a disposizione nella miglior condizione di forma possibile e, come dicevo prima, di avere la possibilità di scegliere e di sbagliare il meno possibile. Io due cose velocemente. Uno, se lei ha parlato prima di arriviamo fino a che vediamo, ha firmato un contratto biennale, cioè per un anno e mezzo, la domanda. Seconda è Ettore Marchi, che domenica purtroppo ha sbagliato il rigore, non ha ancora segnato, è una situazione, insomma, poi è stato sostituito, corretto. È in una situazione un attimo difficile psicologica, a livello psicologico, lo ha trovato in difficoltà, lo ha trovato stimolato, ci ha già parlato, che impressione si è fatta? No, non c'ho, ho parlato in generale con tutti, poi sto cominciando dei colloqui individuali perché voglio capire il perché di determinate situazioni. Per quello che riguarda Ettore Marchi, ho detto a lui che i rigori non li sbaglia chi non li tira. Chi li tira può anche sbagliarli, perché può succedere che li sbaglia. L'importante è che dia il suo rendimento, che si batta, che giochi la partita al servizio della squadra, e sicuramente solo così ne verrà fuori, con il lavoro, con la voglia di dimostrare, il giocatore di valore l'ha dimostrato negli anni. Quest'anno so che ha avuto qualche infortunio lungo, quindi ritrovare la condizione magari non è facile, però insomma è un giocatore, lui, ma su tutti io punto molto, lui è uno di quelli su cui punto, poi dipenderà, capito, da... C'è un detto, aiutati che Dio ti aiuta, quindi io voglio aiutare tutti i miei giocatori a rendere al massimo, perché loro vanno in campo e io so che posso fare risultati solo attraverso le loro prestazioni e il loro rendimento. Sul suo contratto? Sul mio contratto sì, firmato per un anno e mezzo. E quindi... Tu vuoi fare l'allenatore? Come? E lui si sente allenatore, quindi... E quindi collega, e sì, firmato, mi sono legato a questa società per un anno e mezzo, quindi questi sono i fatti. Ha parlato con Colucci, pensa di farlo? No, Colucci lo conosco bene, è un amico, ha fatto anche un buon lavoro, però insomma lui deve... Lo saluto, lui deve sapere che, cioè non deve sapere, lo sa che nel calcio purtroppo le situazioni cambiano nel giro di pochissimo, lo so perché anch'io sono incappato a volte in esoneri, e quindi l'importante è insomma avere la coscienza a posto e la tranquillità per poter andare avanti, ci saranno altre opportunità per lui che è giovane e che ha delle ottime qualità. Ma non ho parlato, non penso di parlare, cerco di guardare quello che... Considerazioni, insomma, cioè senza magari
Insomma, adesso ci sono mezzi di informazione, basta vedere un po' DVD, gli scout lì, vediamo tutto, vediamo i giocatori, vediamo le prestazioni che hanno fatto, le partite che hanno fatto. Non mi sembra il caso di disturbarlo, ecco. Che impressione si fa di questo girone? Com'è? Che impressione ha di questo girone? Calcio in Italia è equilibrato, molto equilibrato, dove tutti possono vincere con tutti e perdere con tutti. Mi sembra che il Venezia sta facendo chiaramente un campionato sopra le righe, è stata costruita per questa, ha speso molto, il Parma si sta rinforzando molto, il Padova, Pordenone sono squadre forti, ma come vedete il Forlì dopo ha battuto il Padova. Incidenti di percorso ci stanno dappertutto perché i campioni italiani sono sempre molto equilibrati. Io ho fatto la B in questi ultimi anni, ho vinto il campionato lì a Salerno, come sapete il girone sud è anche altrettanto difficile, ma le trappole sono all'ordine del giorno. Devi essere sempre con la guardia molto bene alta, devi essere sempre molto concentrato, non devi sottovalutare nessuno. E quindi devi mettere sempre, devi sempre dare il meglio, altrimenti vai incontro a brutte figure e a delle sconfitte. Quindi un girone molto equilibrato, molto difficile. Questi playoff allargati danno la possibilità a tutti di poter accedere alla fase finale, e però questo dà anche equilibrio, cioè dà anche competitività, perché tutte si giocano qualcosa, non ci sono partite dove nessuno si gioca niente. O ti giochi play-out, o ti giochi un posto per poter entrare nei play-off, e quindi questo dà interesse al campionato. E quindi tutte le partite hanno un valore molto molto importante. Tutti e due? Se ne avete? Hai avuto buon contatto? Sì. No, prima non parlavo. Li ho avuti a Salerno, hanno contribuito, sono stati due giocatori che hanno contribuito alla vittoria del campionato di Lega Pro con la Salernitana, e hanno contribuito l'anno scorso quando sono tornato dopo al posto di Torrente, hanno contribuito, diciamo il dopo Torrente, hanno contribuito alla salvezza che in un certo momento quando sono arrivato era molto molto... una classifica molto molto difficile, situazione ambientale molto difficile, hanno contribuito a questa salvezza, quindi li ringrazio, li ritrovo qui, loro sanno che io valuto tutto il gruppo che ho a disposizione e poi faccio le scelte, loro sanno che non regalo niente a nessuno, cerco, come dicevo prima, di sfruttare al meglio quelli che sono i giocatori che la società mi ha messo a disposizione. Io, visto che è una piazza che ha da tanto tempo sta aspettando un grande passo, un grande salto, cosa si sente di chiedere ai tifosi, si sente di chiedere pazienza, si sente di dire qualcos'altro? Ma i tifosi, ho visto la partita in televisione col Parma, c'erano 20.000 persone, un pubblico molto, molto attaccato a questi colori, sente molto questa maglia, e quindi i giocatori hanno il dovere di dare il meglio per questi tifosi. So che anche in trasferta vengono sempre numerosi, noi dobbiamo cercare di onorare questa maglia, dobbiamo cercare di dare sempre il massimo affinché insomma noi di essere con la coscienza tranquilla, e loro che hanno visto una squadra giocare, non una squadra passiva e rinunciataria. Quindi quello che chiede ai tifosi è di continuare a incoraggiarci, devono avere un attimo di pazienza. Io arrivo ora, arrivo a 16 partite alla fine, nessuno ha la bacchetta magica, cercherò di capire quanto prima quelle che sono le possibilità, quali possono essere le situazioni migliori da poter trasmettere, trasferire su questi giocatori, su questa squadra. Un'ultima domanda di Chiarici, sulla forza di Vito, Parma e Venezia sono davvero più forti? Stanno facendo anche delle campagne acquisti molto molto roboanti, stanno spendendo molto,
La classifica in questo momento dice di sì, quindi i numeri non mentono mai, però è anche vero che in una partita può succedere sempre di tutto, quindi come dicevo prima ci sono squadre che hanno molti punti in meno di altre e riescono a fare partite e vincere, quindi il campionato è molto equilibrato e la bellezza di questo campionato è anche questo. Niente, nulla è scontato. Ok, foto di video con Andrea Maurizio.